Questi sono problemi concreti che non affanneranno mai, diciamo. Lei sta insinuando che siamo governati da una banda di dilettanti, fondamentalmente. Lei lo ha detto, lei lo ha detto, come si dice nel Vangelo. Perché la lei, sufficienza con la quale mi fa. Lei lo ha detto, diciamola così, che diciamo, abbiamo una testimonianza di un quindicennio di banalizzazioni, di sottocultura. Lei ricorderà alcuni noti maestri di pensiero che teorizzavano uno vale uno. Uno vale uno. Vabbè, cioè, ci hanno ripensato, dai, ci hanno ripensato. C'erano anche il governo trasforma anche i rivoluzionari in conservatori, lei lo sa. Ci hanno ripensato, eh. Cioè, io ho lavorato con un ministro che è esponente dei Novax, visto solo in Italia. Mi è capitato di sostenere altre volte che in Italia, non ne sono tutti consapevoli, ma la riforma più urgente, quella proprio urgentissima, è la riapertura dei manicomi. Dobbiamo ricoverare tutti qua. Grazie Presidente De Luca, comunque avete scoperto che Crozza è un dilettante. Grazie, grazie a voi, auguri a voi e alle vostre famiglie. E mettetevi alla mascherina.